C'è anche un carabiniere in pensione che decide di andare a vivere lontano da tutto e da tutti e si compra una casetta nel bosco. Ma questo che fa? Beh, sopravvive, si mette a fare taglialegna. E tutto il giorno con questa sega in mano a tagliare, 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 finché la sera, mentre si sta a leggere il giornale, legge un telegramma, un annuncio, una pubblicità con scritto: nuova motosega Steel taglia fino a 40 alberi al giorno. Dice: ammazza, è bella, questa la voglio. La mattina seguente, alla buon'ora, si presenta al negozio ancora con questo giornale in mano. Gli fa il commesso e dice: voglio questa qua. Dice: vedo che lei è un intenditore. Questo è l'ultimo modello di motosega. Lei con questa taglia fino a 40 alberi al giorno. Dice: ma va, sto qua apposta. Insomma, compra sta motosega, torna a casa e si mette subito all'opera. E taglia, taglia, taglia con sta motosega fino alla sera. Ma quando è alla fine non è riuscito a tagliare più di 6 alberi. Al che la mattina seguente, pure un po' incazzato, ritorna al negozio con sta motosega a mano. E gli fa il commesso e dice: guarda che sta cosa non funziona mica. Dice: ieri sono tornato a casa, mi sono messo all'opera e taglia, 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 fino alla sera mi sono fatto un mazzo tanto, ma più di 6 alberi non ci sono riuscito mica a tagliarli. E il commesso gli fa, dice: vabbè, invece faccia dare un'occhiata. Insomma, via sta motosega, la comincia a guardare, e poi decide di metterla a moto per provarla, e drin, 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 come la mette a moto, sto carabiniere gli fa: fermo un po', fermo un po', fermo un po', e a me sto rumore non me lo faceva mica, sa.